A tutti, oggi facciamo le castagne al forno. Prendete le castagne e praticate un taglio così sulla pancia della castagna. Prendete non troppo profondo. Così. E le mettete in una ciotola. Una volta che avrete praticato il taglio a tutte le castagne, prendete dell'acqua fresca e andate a ricoprirle, così, e le lasciate in ammollo per un paio d'ore. Trascorse le 2 ore, alziamo le castagne dall'acqua e le andiamo a tamponare con un panno. Così, non devono essere del tutto asciutte, ma dobbiamo solamente togliere l'acqua in eccesso. E le disponiamo su una teglia. Così. Ora prendiamo un foglio di carta forno e lo andiamo a bagnare con l'acqua. Lo strizziamo per bene. Così. E andiamo a ricoprire le castagne. Questo permetterà alle castagne di cuocere più facilmente. E adesso andiamo ad infornare nella parte centrale del forno per un quarto d'ora con la carta da forno sulle castagne. Attiviamo un quarto d'ora e poi togliamo la carta da forno. Trascorsi i 15 minuti, andiamo ad eliminare la carta forno. Come vedete, le castagne già iniziano ad aprirsi. Chiudiamo e aspettiamo altri 10 minuti circa. Trascorsi gli altri 10 minuti, andiamo a sfornare le castagne. Eccole qui, scotto. Eccole qui. Chiudiamo le castagne bollenti in un panno. Così. Così. E le teniamo così per 10 minuti circa. Ecco, trascorsi 10 minuti, ecco qua le castagne. Facili da sbucciare e perfettamente cotte. E soprattutto alla temperatura giusta per essere mangiate. Grazie per aver seguito questa video ricetta. Ciao, alla prossima. Ciao!